Ad inizio luglio gli esodati del Superbonus 110 si erano radunati davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze per perorare la loro drammatica situazione. Il Movimento 5 Stelle li aveva affiancati immediatamente con i parlamentari e con il Presidente Conte e avevamo ottenuto la costituzione di un tavolo di confronto che è iniziato il 12 luglio. Ad oggi nessuna soluzione, anzi da diversi giorni completo silenzio da parte del governo che non dà più nessuna risposta. Ora la maggior parte dell'Italia giustamente e meritatamente è in vacanza, ma queste persone non possono né permettersi una vacanza né nemmeno una vita normale, ma hanno davanti a brevissimo la prospettiva di un fallimento economico, personale e familiare terribile. E non è giusto che queste persone, colpevoli solo di essersi fidate dello Stato, di una legge dello Stato, e stiano già pagando le conseguenze di una cattiva politica che ha cambiato le regole in corso. Chiediamo al governo di intervenire immediatamente perché le soluzioni ci sono, dicano chiaro e tondo che non vogliono metterle in atto, altrimenti risolvono la situazione per queste decine di migliaia di piccole imprese e di famiglie.